Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi realizzeremo insieme un nuovo progetto per quanto riguarda il mondo dei più piccoli, in modo particolare il mondo dei neonati. E realizzeremo insieme quindi questa copertina che si chiama copertina Dudù. Questa copertina è stata realizzata interamente in cotone e misura all'incirca 32 cm. La base è formata da una piastrella a forma di stella, dove al centro troviamo questo orsetto in amigurumi, con il berretto. Questo tipo di copertina è adatta, per un neonato perché non contiene parti che si possono perdere e quindi facilmente ingeribili dal neonato stesso. In effetti, se guardate gli occhietti, sono stati realizzati sempre in cotone. Il video sarà suddiviso in due parti, una parte per poter realizzare questa piastrella e un'altra parte per poter realizzare l'orsetto. Inoltre, trovo che questa sia un'idea molto carina, quindi da regalare a una futura mamma. Vi lascio a una scheda che riassumerà il materiale che ho usato per questo tutorial. Spero che il video vi piacerà. Mettiamoci subito al lavoro. Allora, iniziamo subito facendo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. E chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e all'interno di questo cerchio dobbiamo fare 19 maglie alte, quindi in totale dovranno essere 20. 2, 3, 4. 5, 6. Cercate comunque di inglobare all'interno della lavorazione il filo. Ci vediamo alla fine del giro. Dopo aver fatto le 20. Adesso chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. E adesso eseguiamo 5 catenelle, 3, 4 e 5, saltiamo una maglia di base, quindi questa, e nella prossima facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Subito dopo facciamo una maglia bassissima, saltiamo una maglia di base ed eseguiamo 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte. Poi in questa a seguire facciamo una maglia bassissima, saltiamo una maglia di base e nella prossima facciamo le nostre 3 maglie alte. Le nostre 3 catenelle e le nostre 3 maglie alte nello stesso punto.
seguire facciamo una maglia bassissima e proseguiamo così fino alla fine del giro, ottenendo 6 motivi. Ci vediamo Quindi faccio dopo. l'ultimo motivo. Qui ho una maglia bassissima, ne salto una. Qui al centro faccio le mie 3 maglie alte, quindi una, due, e tre catenelle e le altre mie 3 maglie alte. Quindi qui, subito a seguire, faccio la mia maglia bassa e chiuderò qui nella terza catenella iniziale. E quindi avremo il nostro inizio di stella. Adesso facciamo il nostro terzo giro. Facciamo 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e nella seconda maglia alta, quindi qui, facciamo una maglia bassa, due nostre 3 catenelle. Poi facciamo una maglia alta e qui dove ci sono le 3 catenelle, facciamo sempre le nostre 3 maglie alte. Catenelle. Le nostre 3 maglie alte. Adesso state attente qui. Subito dopo facciamo una maglia alta. Subito dopo un'altra maglia alta e questa qui la saltiamo. Saltiamo anche questa maglia e nella seconda, quindi questa al centro, eseguiamo una maglia alta. E una seconda maglia alta. All'interno delle 3 catenelle eseguiamo 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte. Quindi subito a seguire faccio una maglia alta, proprio qui dove c'è la maglia alta, una seconda maglia alta, salto questa, salto questa qui del motivo successivo e vado in quella del centro, eseguendo sempre una maglia alta. Faccio la seconda maglia alta, salto poi all'interno delle 3 catenelle faccio 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte.
Poi, subito dopo, faccio una maglia alta, una seconda maglia alta e salto questa maglia alta e quest'altra maglia alta. E quindi mi ritroverò qui facendo una maglia alta. Quindi dovete proseguire così fino alla fine del giro. Quindi ci ritroviamo qui. Io ho fatto le 3 maglie alte, 3 catenelle, le 3 maglie alte. Subito dopo faccio la prima maglia alta, la seconda, salto la terza. E vado direttamente qui. Faccio chiudo con una maglia bassissima. Ok, adesso faremo lo stesso. Vado direttamente nella seconda maglia alta e faccio le mie 3 catenelle che sostituiscono sempre una maglia alta. Poi faccio un'altra maglia alta, una maglia alta e un'altra maglia alta. Quindi in totale dovremmo avere 4 maglie alte, compreso le 3 catenelle iniziali. All'interno delle 3 catenelle, facciamo le nostre 3 maglie alte, le nostre 3 catenelle e le nostre 3 maglie alte. Subito dopo facciamo la nostra maglia alta, la seconda maglia alta, la terza e infine la quarta. Saltiamo questa e questa qui e andiamo nella successiva. E facciamo le nostre 4 maglie alte. All'interno qui facciamo le nostre 3 maglie alte. Le 3 catenelle, altre 3 maglie alte. Poi proseguiamo. Quindi nella prima maglia alta del giro successivo facciamo una maglia alta, poi la seconda, la terza e la quarta. Saltiamo questa qui, questa e questa e andiamo nella successiva, quindi questa qui. E proseguiamo facendo le nostre 4 maglie alte. All'interno delle 3 catenelle facciamo le nostre 3 maglie alte.
Poi, subito dopo, facciamo la prima maglia alta, poi la seconda. Terza e la quarta. Lasciamo questa, questa e questa e proseguiamo qui. E proseguiamo a fare il modulino di prima, quindi le nostre 4 maglie alte. All'interno qui 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte e le nostre 4 maglie alte, lasciando sempre l'ultima catenella del giro precedente, l'ultima catenella, scusate, l'ultima maglia alta e l'ultima e la prima maglia alta del giro successivo. Insomma, come abbiamo fatto prima. Ci Quindi vediamo ci dopo. ritroviamo qui. Sto per chiudere il giro, quindi salto questa e questa qui e vado a chiudere con una maglia bassissima dove ci sono le 3 catenelle. Adesso facciamo come prima, salto questa maglia alta e qui nella seconda faccio una maglia bassissima e le mie 3 catenelle. Poi faccio una maglia alta, 2, 3, 4, 5. Quindi in totale dovranno essere 6. Se riesco. Ok. Poi qui faccio le mie 3 maglie alte, 3 catenelle. E 3 maglie alte. Qui faccio subito dopo 1, 2, 3, 4. 5 e 6 maglie alte. Salto questa e quest'altra, quindi nella seconda faccio le mie 6 maglie alte. Qui. 6 maglie alte. Vado a proseguire come ho fatto prima. Quindi in sostanza, dove ci sono questi ventaglietti non cambierà nulla, quindi ci saranno sempre le 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. L'unica variante sono queste catenelle, queste maglie alte qui, che andranno man mano a aumentare, tralasciando sempre l'ultima maglia alta e la prima del giro. Quindi come abbiamo fatto prima, ci vediamo alla fine. Allora, io mi ritrovo qui, ho chiuso con una maglia bassissima e adesso effettuerò il cambio di colore. Quindi nella seconda maglia alta realizzerò una maglia bassissima e le mie prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa e proseguirò facendo 8 maglie alte. Quindi siamo a 3, 4. 5, 6,
Poi faremo 3 maglie alte. Catenelle, e 3 maglie proseguirò facendo le mie 8 maglie alte, partendo proprio dalla prima del giro precedente. Quindi salto questa, salto quest'altra e qui nella seconda farò le mie 8 maglie alte. Quindi io non farò altro che fare, scusate, le mie 8 maglie. Allora, io ho terminato il giro e ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso voglio cambiare il colore. E faccio una maglia bassissima nella seconda maglia alta del giro precedente. E farò sempre le mie 3 maglie alte che sostituiscono la prima maglia alta e farò 7 maglie alte. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, perché in totale sono 8 maglie alte. Qui all'interno delle 3 catenelle faccio le mie 3 maglie alte. Poi farò le mie 3 catenelle e altre 3 maglie alte. Poi farò le mie 8 maglie alte. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette otto. Salto questa maglia, salto questa, poi quest'altra e vado nella prossima, cioè qui, e realizzerò le mie 8 maglie alte. Quindi in sostanza noi dovremmo entrare nella seconda, dovremmo entrare nella seconda maglia alta e fare le nostre 8 maglie alte. Poi qui dove ci sono le 3 catenelle, dobbiamo fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte e 8 maglie alte. Saltiamo questa maglia qui, saltiamo la prima da quest'altra parte e proseguiamo come abbiamo fatto prima, quindi nei giri precedenti. Quindi se avete notato, saltando queste 2 maglie, aumenteranno queste maglie qui, quindi siamo a 8. Nei giri successivi poi aumenterete queste maglie facendo delle semplicissime maglie alte. Spero che sia chiaro
se ci sono problemi, mi fate sapere. Comunque, vi farò vedere poi la mia copertina terminata. Eccoci qui, ho terminato la copertina Dudu che misura all'incirca sui 32 centimetri. Diciamo che questa è la misura per questo tipo di copertina. Ma se voi volete fare una copertina per neonato, proseguite seguendo il motivo che vi ho spiegato prima, per la misura necessaria per la vostra copertina. Nell'ultimo giro ho eseguito un giro di maglie basse per rifinire la copertina. Niente, ora ci vediamo al prossimo video dove vi insegnerò come realizzare l'orsetto che applicheremo a questa coperta Dudu. Ci vediamo dopo.